Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Medieval Dynasty, gioco che è uscito oggi, insomma, è uscito, lo sto registrando nel momento in cui è uscito, un paio d'ore dopo l'uscita. È uscito il 17 di settembre e costa 19,99. I Toplitz sono gli stessi autori anche di Farmer Dynasty e Lumberjack Dynasty, Hotel Giant e altri giochi. Tutti partiti dall'inglese e arrivati fino all'italiano, anche di Catalan Crops, ecco, per intenderci, se non ricordo male. Quindi io auspico che arrivi anche l'italiano. Non l'ho provato, perché lo voglio provare insieme a voi, perché voglio trarne, questi magari 4 ore, 20 minuti che lo proviamo, le conclusioni insieme a voi, perché sul video, sui vari immagini, vari trailer presenti su Steam, sembra essere davvero interessante. Hanno avuto sempre nei loro giochi queste trovate, diciamo, di deformazioni di terreno, di coltivazione, però qua parliamo di qualcosa dove non abbiamo effettivamente a disposizione alcun mezzo tecnologico. Quindi andiamo a vedere in che cosa consiste questo titolo. Ovviamente Dynasty fa già pensare a una dinastia medievale, dove dovremmo procurarci il cibo, dove dovremmo coltivare, dove dovremmo portare avanti la nostra dinastia. Ho sempre avuto una vita semplice. Quando dovevo coltivare l'ho fatto. Essere il figlio più... ero il figlio più vecchio. Ok. Poi ero contento, insomma, lavoravo, poi è arrivata la guerra e ho perso tutto in una notte. L'ultima cosa che ricordo è mio padre che mi spingeva via per sopravvivere. Come prima cosa non so cosa fare. Così ho ricordato una storia che mia madre mi raccontava. Una storia di mio zio, Jordan. Ha fatto una modesta fortuna a nord in una valle pacifica lontana dalla guerra. Per settimane sono rimasto con questo pensiero di queste storie di mia madre e potevo vederlo. Ed è dove io potrei cominciare una nuova vita. Allora, le scritte e un pochino la musica, insomma, tutta l'ambientazione ricorda comunque un altro gioco che voglio vedere chi di voi indovina. Ovviamente parlo del gioco di ruolo. Ci avete pensato? È Kingdom Come Deliverance. Allora, per quanto la vegetazione sia bella, magari non a livello di Kingdom Come, però direi che è notevole la resa qui. Vedete che si può raccogliere la roba. Tra l'altro parla al castellano. Tra l'altro io mi sono già buggato. È fantastica questa cosa. All'inizio diciamo che non è propriamente dei migliori, quindi torniamo al menu principale e ricominciamo da capo. Voglio farlo senza tagli, senza cose, cioè voglio valutare questo gioco effettivamente com'è, perché ripeto, sembra molto interessante. Ovvio, poi mi sono mosso così subito mentre stavo ancora caricando, quindi voglio vedere un attimino se merita o meno il gioco. Il bug ci può stare, è appena uscito, siamo alla versione 0.1, quindi insomma è l'ennesimo early access. Ok, adesso ci muoviamo, vedo di non compenetrarmi. Ora devo parlare al castellano, inizia una nuova vita. Vedete che abbiamo la mappa con le stagioni, sopra ci viene indicato le informazioni, temperatura, la stagione, questa in centigradi, quindi ottimo, la stagione, l'orario e Ruling King, Dynasty Reputation e lo sviluppo del nostro villaggio. Ok, ci sono i filtri che possiamo scegliere lungo la mappa e va bene. Quindi questa è la mappa. Si può andare in due direzioni, Gostovia e Ornica. Mappa sembra anche abbastanza... Noi siamo qui, possiamo andare a nord o scendere. Io andrei verso Gostovia. Parlava di nord, quindi insomma vediamo anche il menu. L'inventario,
Sì, ma è praticamente Kingdom Come Deliverance, cioè non giriamoci intorno, è Kingdom Come Deliverance, benché non c'entrino nulla, quel menu a me piaceva, quindi insomma. Qua in alto vediamo le categorie dell'inventario, la lista con il peso e quelle cose lì, peso massimo trasportabile, i soldi, qua, e la descrizione degli oggetti, poi. C'è lo slot dell'equipaggiamento dove possiamo montare tutto e l'accesso veloce e le varie cose dalla vita, il cibo e l'acqua. E poi qua abbiamo la temperatura, se abbiamo caldo o freddo. Qua stiamo bene sul verde, il rosso caldo, il blu freddo. Penso sia il veleno e lo stato di sporcizia. Direi che ci sia. Ci siamo. Le skills. Le skills è un'altra cosa, diciamo, le categorie di skill che poi andiamo a vedere, punti talento da spendere, le varie skill, la descrizione e il tier. Poi abbiamo l'albero delle abilità, i parametri. Beh, ma adesso ce lo andiamo a esplorare. Vediamo. Vedete che abbiamo le varie skill, abbiamo l'estrazione, la caccia, il farming, il survival, la diplomazia e il crafting con i conseguenti alberi di abilità. Quindi possiamo andare a prenderli da qua. Abbiamo i vari. Ok, niente. Allora, io andrei. Ah, tra l'altro, il journal che dice Start a New Life. Qua ci sono le quest, ma non me ne frega, tanto lo so come funziona. Inizia una nuova vita. Quando la guerra è arrivata, hai perso tutto. Come prima cosa, non sapevo cosa fare. Ho ricordato che mia madre, sì, mio zio, ok. Parla al castellano. Sì, ma il castellano dove? Vabbè, mappa. Mi dice qualcosa, non mi dice nulla, quindi io avanzerò verso Gostovia. Per forza di cose. Management, molto interessante perché ci permette di amministrare gli abitanti, gli edifici, i campi o gli animali. Inhabitant possono essere assegnati agli edifici e ai campi con la scelta della professione. Gli animali possono essere assegnati a un edificio soltanto, ovviamente, premi F per assegnare le varie categorie e la lista. Vediamo un po'. Allora, qua c'è le persone, gli edifici, i campi e gli animali. Interessante. Tecnologia, molto bello questo. Categorie, il tipo di tecnologia. Ah, boh, sembra ben fatto. A parte il bug all'inizio, mi sembra che sia un bel gioco profondo. Allora, qua abbiamo i building. Quindi abbiamo resource storage, quindi il magazzino, le fence, quindi come si chiamano, le recinzioni, la miniera. Molto bello, bisogna acquistare lo schema per fare la miniera, survival, quindi l'arco, lo stacco di stone e così via, e la coltivazione e il crafting con allora, il workshop, e il kit diciamo da sarto, la taverna, il fabbro, la taverna di livello 2, di livello 3, sia per quanto riguarda il fabbro che il resto. Allora andiamo a Gostovia, quindi Gostovia è da questa, quindi camminiamo di qua e andiamo a vedere. Abbiamo la torcia col tasto F, che non abbiamo, perché non abbiamo torce nello slot, presumo. Quindi io prendo la torcia, posso? Me la trascinarla qui? Uno? Devo premere il tasto? No? Ah, equip F. L'equip o assegno allo slot, lo vorrei mettere nel tasto 1, ma vabbè, l'equip, ok, eccola qua. Vabbè, avanziamo, vediamo sulla mappa, stiamo avanzando, andiamo verso Gostovia, vediamo anche la grafica che sembra davvero carina come grafica, anche l'effetto in fondo con la foschia mi sembra ben fatto. Gostovia, si va da questa. Allora, ripeto per la seconda e ultima volta, a parte il bug iniziale, non mi dispiace, sono stanco. Per quanto si sente odore di Kingdom Come Deliverance. Salve, posso? Scusi. Show me your wares, vediamo che cosa vendi. Uova, carne, ok. Hai un minuto? Ah, mi dice l'approvazione.
Mi dice certo, buona giornata, lavora, ok. Ah no, l'abbiamo offeso, va bene, ok, abbiamo perso stima da questa persona, va bene. Allora, lui mi dice che c'è qualcosa a 50 metri. Quanto possiamo ingrandire la mappa? È figo perché ci mostra anche tutte le persone, ma... Ah, siamo già arrivati a Gostovia. Ah, siamo già a Gostovia, bene. Allora, lì probabilmente ci sarà il destinatario della nostra missione. Infatti era già dove dovevo andare. Parla al castellano, ma castelli qua non ce ne sono. Boh, qui? Mi scusi, eh. La porta si apre un po' così a cazzo. Oh, va bene. Scusi, è lei il castellano? Ehi, straniero, cosa ti porta alla nostra valle? Non sembri essere un mercante o un pellegrino? No, non lo sono, Rasimir. Rasimir è il mio nome e vengo dal sud cercando mio zio Jordan. In questa vecchia casa... No, nella sua vecchia casa loro lo chiamavano Jordan il Raftman. Jordan, ah sì, mi ha detto una volta della sua vita al fiume. Vieni dalla parte destra, ma qualche anno più tardi. You came to the right... Ah, no, no, scusate, arrivi nel posto giusto, ma qualche anno troppo tardi, mi dispiace. Cosa è successo a mio zio? Era un grand'uomo e il mio migliore amico, un ottimo amico, Rasimir. Un buon artigiano e un eccellente commerciante. Ha fatto una piccola fortuna qui. Vedi la taverna là, laggiù? L'ha costruita e l'ha avviata. E molti altri negozi che tu troverai nella valle. Mia madre mi ha detto: ah, non c'è più niente da dire. Mia madre mi ha detto che stava bene al nord. Non avevo idea di quanto bene. Non risponde alla mia domanda. Tuo zio. Si è ucciso, amico mio. Ha avuto un'idea di un gran commercio con i Germani, con il regno dei Germani, Germani o tedeschi? No, Germani, ad ovest. 5 carretti ha riempito con il suo ferro migliore. Bellissimo colorato lino. E la nostra birra più eccellente. Li ha spinto da 10 oxen, che penso sia la moneta. Non posso dirti di più. Ah, ha ucciso se stesso facendo questa cosa, non si è ucciso, ok. È stato colto da un'imboscata dei banditi, il suo carretto abbattuto, deve aver avuto un buon combattimento. Infatti ne ha uccisi due. E l'abbiamo visto quando l'abbiamo cercato. L'abbiamo sepolto. E abbiamo sepolto perlomeno quello che i lupi avevano lasciato. Mi dispiace. Mio zio è morto. La sua non è salute, ma è fortuna, credo. La sua fortuna è andata. E sono venuto qui per niente. Non ho detto questo. Io ricordo. Non, no, non lascerò che il nipote di Jordan vada perduto. E anche se molti villici dimenticano presto quello che tuo zio aveva portato, non ho intenzione di unirmi a loro. Insomma, io sono il castellano e la mia parola ha un certo peso. Allora, dimmi, puoi costruirti la tua fortuna? Io posso craftare semplici. Io gli rispondo: io posso craftare semplici tool, semplici strumenti. Posso raccogliere le mie necessità dall'ambiente selvaggio e so contare e commerciare. È abbastanza. Non ho soldi o oro da offrire. Ma puoi avere molto da questa terra, più di quanto tu pensi, insomma. Non avrai tutto
tutto subito, insomma, il senso è questo: costruisci una casa, fai crescere i vegetali, prendi un po' di animali e segui il sogno di tuo zio. Sei serio? La mia propria terra? Quanta ne voglio? Quanto puoi usarne, ragazzo mio? Fino a quando tu puoi pagarne le tasse, capisco. Hai qualche consiglio per me per iniziare? Puoi abbattere alberi per costruire la tua casa. Crescono lungo il fiume. E un lavoro per avere un tetto, insomma. Hai del cibo con te? Non troppo. Se necessario, troverai alcuni venditori nel nostro villaggio. Se non hai abbastanza soldi per il cibo, puoi sempre cercare funghi nella foresta o cacciare animali. Posso guadagnarmi qualche soldo in qualche modo? Certo, puoi parlare alle persone qui o in altri villaggi. Forse qualcuno pagherà per il tuo aiuto. Grazie per il consiglio, è tempo di andarmene. Ho qualcosa di speciale per te. Questo martello che tuo zio ha usato per costruire la casa... sì, sarebbe bello che tu lo avessi. Bene, allora, tab menu. Il tab menu apre le skill, quello che abbiamo visto. La Q ci permette di creare un menu con questo override qui, dove possiamo l'override è un'altra roba. L'array di item e costruzioni. E c'è con il tasto alt sinistro l'inspector mode. L'inspector mode ci permette di vedere dove sono i villici nell'area intorno a te, dove possono essere reclutati e anche dove sono gli oggetti. Fantastico. Bene, non vedo l'ora. I can see the hour, I can't wait. O meglio, crafting, building, other, exit, other, campfire, fences, furniture, back. Ok, buongiorno signori, posso parlare con la signora che mi sembra un po' imbronciata? Mi dica, voglio dirti qualcosa, bellissima signora. Sorry, ma sono maritata. Va bene, arrivederci, grazie. Ha già mangiato la foglia. Allora, dice che crescono lungo il fiume. Lungo il fiume De Cheli. Ah, il fiume è questo, ok. Sembra più un lago, ma va bene. Un piccolo laghetto. Crescono lungo il fiume. Tuttavia, io nello zaino non ho niente. Ho un martello che posso magari... Ecco, premuto uno, l'ho equipaggiato lì. Mi servirà probabilmente per costruire. Però vorrei craftare col tasto Q un'accetta. Wooden building hammer, stone axe, stick e rock. Stick 10 e rock 2. Stick 10, ok. Vediamo se possiamo raccogliere. Sì, qua siamo in un tutto. Io vi dico la mia, adesso che stiamo già comunque giocando da un po', da una ventina di minuti. Vi dico, a parte il bug iniziale, terza volta che lo dico, ma questo è agli atti, che è successo, insomma, ho deciso di non tagliarlo per correttezza. Però, ecco, mi sono mosso mentre caricava, quindi ci può stare. Adesso magari sforzeremo un pochino il gioco e cercheremo di capire se effettivamente il gioco ha dei problemi. Però vi dico che mi sta piacendo. Mi piace molto perché mi ricorda tanto Kingdom Come Deliverance. Lo cito per l'ennesima volta, però mi ricorda tutto. Tutto mi ricorda quel gioco. Però pensare a un gioco come Kingdom Come Deliverance, ma completamente libero, è tremendamente figo. Allora, ho raccolto stick 20. Mi serve la roccia. La roccia, dove la trovo? Voglio farmi un po' di roccia. Magari posso... No, metti via. Devo prendere delle rocce perché ho dei sassi, perché voglio... La mappa tra l'altro non sembra neanche così enorme come può sembrare. Oddio, poi non deve essere neanche enorme calcolando che questo è un single player. Però, cavoli, ha sicuramente del potenziale questo gioco, senza ombra di dubbio. Calcolando che poi potremmo fare la casa, potremmo fare il nostro villaggio, potremmo gestire le nostre attività,
È molto figo. Dobbiamo anche mangiare, comunque bisogna ricordarsi, ma non sarà un problema di questo gameplay, io presumo. C'è gente che lavora, però vedo anche dei sassi, quindi io lascio la gente che lavora. Qua ovviamente si zapperà a mano, non ci saranno trattori, non ci sarà nulla di nulla di nulla. Posso martellare. Con lo shift mi abbasso. Ah, ci chiede il pickaxe. Eh sì, è vero. Però, water, l'acqua è essenziale, un essenziale parametro per la vita, senza di questa i punti vita scendono. Devi bere acqua su un lago, può essere trasportato anche in una borraccia o in un barile. Va bene, ma io vorrei trovare dei sassolini. Adesso io voglio fare un esperimento, perché salvo. Spero non ci sia la grappa del viaggiatore lì. Ok. Voglio vedere che cosa succede se io attacco qualcuno, perché questo è... E meno male, perché uno dei grandi problemi di Kingdom era quello che se attaccavamo qualcuno. A 18 anni, Dobromira. Salve, signora. Che bel giorno. Do you have a minute? Non ho... Puoi muoverti un pochino? Una moglie è necessaria per assicurare la sopravvivenza della dinastia. Grazie a lei riuscirai a dopo aver raggiunto la giusta età, continuerai la tua storia migliorando la reputazione della dinastia e sviluppando il villaggio. Tua moglie può anche... aiutarti a ridistribuire punti di talento e curare le tue ferite. Ricorda di prenderti cura non solo di te stesso, ma anche della tua stessa famiglia. Se tua moglie è molto insoddisfatta delle tue azioni, ad esempio mancanza di un rifugio per molto tempo, cibo, la possibilità di riscaldarsi in inverno, lei potrebbe andarsene e portarsi via i figli. Sì, non è diventata nostra moglie, insomma, ci ha solo dato questo consiglio. Adesso penso si chiuderà un po' la cosa. Comunque, io non ho ancora trovato dei sassi, neanche lontanamente per caso. Brava. Però non lavorate ancora per me, quindi al momento non posso dirvi nulla. Questo è un villaggetto, poi ce ne sono altri, ce n'è uno di là, c'è il ponte, ci sono varie cose. I sassi non li trovo. C'è questo, ma vorrei acquistare io. Posso comprarlo un piccone per cominciare? Cioè un po' come l'uovo e la gallina, cioè non... Adesso poi qua mi sto correndo, mi sto stancando. Quindi non devo stancarmi. Raccogli gli stick, abbiamo tantissimi stick, vediamo quanto siamo carichi, 10 kg, 35% trasportarli, mi sembra anche abbastanza realistico. Oh, finalmente, stavo tornando in città per comprare qualcosa, ma finalmente riusciamo forse a craftarci la stone axe. Ci mettiamo lì, craftiamo, 3-4 secondi, craftata l'axe, l'andiamo a equipaggiare sul tasto 2 e andiamo ad abbattere l'albero e vediamo come funziona l'abbattimento degli alberi. Bisogna stare molto vicino. 20, ho quasi paura. Ok, perlomeno non spara via. Ok, poi. Ah, bello che fa anche un altro gesto proprio di taglio così. Bello, mi piace molto. È un po' quello che hanno cercato di fare con il DLC di gestione del villaggio di Kingdom Come, ma male, cioè ma bene. Raccolgo il log, ho preso dei log, sono carico. Vediamo cosa ho raccolto. Log, ok, tronchi, ho raccolto i tronchi. Non ho ancora punti talento, perché sto ancora imparando, però... Vediamo un attimino per costruire building. Storages, resources, houses. Possiamo fare... Ah, abbiamo bisogno di technology, non abbastanza technology. Ci servono 8 legni e building 250 per fare una casa semplice. Ok, prendiamo ancora 2 log e possiamo fare una casetta piccola e magari iniziamo già a metterla,
Mi sto facendo prendere, infatti poi questo gioco voglio mostrarvelo il prima possibile in modo che possiate dirmi che cosa ne pensate. Maple Tree. Può abbattere? Grazie. Ok. Ma basta un colpo. Basta un colpo, basta un colpo. Allora, mi piacerebbe molto abitare qui, fuori dal... No, nella palude no. Boh, qui, fuori dalla città, come un eremita? Vediamo se si può. Perché no? Case. Simple small house, simple house, house back. Ok, facciamo una casa semplice. Mettiamo... Non puoi piazzarla troppo vicino a un villaggio. Ok, allora, il villaggio è lì, la casa la mettiamo qui, vicino a un ponte, vicino a una strada. È stato il mio sogno anche in giochi come Oblivion o Skyrim, il fatto di non... l'impianto di non poter mettere case dove volevo, perché c'erano delle case bellissime, soprattutto in Oblivion. La... ma non me la fai piazzare? Eccola qui, questa sarà the way, questa è la casa. Figo. Cioè, bisogna ancora un po' di rifinitura, però si prende il martello e edit. Ah, i muri, e ci chiede i materiali. Mamma mia, che spettacolo. È una figata assoluta. Ragazzi, io quello che ho visto finora mi piace da morire. Quindi ho anche sete, vedete in basso a sinistra che ho bisogno di bere, quindi penso si possa bere, sì, drink. Tengo venuto lei e mi sazio. Vedremo poi come portare avanti questa, magari questa serie. Mi fate sapere se il gioco vi potrebbe piacere, potrei vedere come va avanti. Siamo qui sul crocevia, insomma, la casa sul crocevia. Quindi ragazzi, alla prossima. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ciao ciao.